aveva 13 anni, non aveva 16 anni, tanto le donne oggi a 10 anni, 11 anni fanno l'amore, fanno tutto. Non esiste il fatto. Era la, se si è fatto scopare di qualcuno, sicuramente ci piaceva, capito? Le risate dei compaesani per coprire l'orrore. A Melito di Porto Salvo, nel cuore della Calabria, la cittadinanza fa quadrato attorno al branco di stupratori che ha distrutto la vita di una tredicenne, anche dopo la sentenza di primo grado che ha condannato i sei ragazzi per violenza sessuale aggravata, atti con minorenne, detenzione di materiale pedopornografico, violenza privata, atti persecutori e lesioni personali aggravate. Che bisogna condannare quelli perché l'hanno assicurato, hanno fatto quello che hanno fatto. Bisogna dire lei, anche lei quello che... Tranquillamente la famiglia non aveva dato alla ragazza del buon insegnamento e quindi lei era sbandata, quindi... Gli stupri di gruppo sono durati 2 anni. La ragazzina era arrivata a pesare 40 kg, si stava lasciando morire. Tra i condannati c'è anche il figlio di un esponente delle istituzioni, che non vuole parlare a volto scoperto. Non ci parlo della mia persona, io non ho mai avuto rapporti sessuali con la ragazza, mai, completamente. E gli altri? Zero. Io non posso parlare degli altri, c'è un processo in corso, voglio dire, chi aveva un messaggio, chi aveva un rapporto è stato attestato durante il processo. Il processo ha documentato le violenze subite dalla ragazzina. Condannato anche Giovanni Iamonte, rampollo di una famiglia mafiosa locale. Quando chiediamo informazioni, gli abitanti rispondono così. Hanno ragione quando i giornalisti li pigliano e ci vedono quando sono due. Solo una domanda, la posso fare? Una domanda. Ancora? Volevo chiedere se è vero. Non deve chiedere niente, dottore. Te ne devo andare. Dice che c'è coinvolto un certo Iamonte, figlio del boss. Vi sparo, mondo sparo. Sapete bambini, lasciate stare. Sapete famiglia, meglio.